In un mare di produzioni più cupe ed epiche, The Outer Worlds spicca per la sua natura da commedia sci-fi. Obsidian torna alla carica con un progetto un po' pazzo, un po' geniale. Nella mente del team, The Outer Worlds è un connubio tra Fallout e Futurama, capace di dar vita ad un ibrido nel quale non vediamo l'ora di tuffarci a capofitto. Abbiamo avuto l'opportunità di esplorare in prima persona questo action GDR per ben 2 ore e siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni preliminari. Le premesse di una narrazione che sappia mescolare pathos e humor nero ci sono tutte. Su questo fronte, The Outer Worlds parte già con il piede giusto, confermando l'attenzione riposta da parte di Obsidian nella scrittura di una sceneggiatura coi fiocchi. Nell'universo del gioco, alcune megacorporazioni con lobby della colonizzazione galattica si danno continuamente battaglia. Risvegliati da un sonno criogenico scelti per puro caso tra tanti altri dormienti, avremo l'opportunità di cambiare il nostro destino e quello di chiunque incontreremo lungo il cammino. Nel pieno rispetto della tradizione dei GDR vecchia scuola, infatti, in The Outer Worlds potremo essere chiunque vorremmo, compiendo azioni eroiche, scatenando il caos oppure seguendo la strada dell'idiozia. In virtù della sua natura da commedia spaziale, nell'opera potremo scegliere le cosiddette risposte idiote durante i dialoghi, divertendoci ad assistere alle reazioni dei nostri interlocutori. Queste opzioni ironiche non permetteranno però alla storia di proseguire. Lo studio ha inserito una simile possibilità solo allo scopo di strappare una risata ai giocatori, dandogli la facoltà di plasmare l'indole del loro alter ego digitale senza troppi limiti. Se insisteremo nel concatenare troppe risposte idiote l'una dopo l'altra, i compagni di avventura prenderanno la parola al nostro posto, commentando con disappunto il comportamento del loro capitano e dando modo al racconto di procedere. Questo non significa in ogni caso che non potremo condizionare, secondo il nostro gusto, l'andamento della storia. The Outer Worlds presenterà del resto varie conclusioni, che dipenderanno dai rapporti con i personaggi, dalla fazione selezionata e da una serie di variabili che scopriremo nella versione finale. Sotto questo aspetto, il gioco non prende le distanze da altri esponenti del genere ed anzi accoglie a braccia aperte la lezione dei GDR di un tempo. Nelle 2 ore trascorse con The Outer Worlds abbiamo anche fatto la conoscenza di alcuni comprimari che entreranno a far parte del nostro team. Potremo portarne con noi soltanto 2 per volta ed avremo modo di instaurare con loro un legame sempre più profondo, a patto di compiere le missioni degli alleati e completare i favori che ci chiederanno. Nel caso in cui la relazione non andasse a buon fine, i membri potrebbero anche decidere di abbandonare il gruppo. Qualora scegliessimo il livello di difficoltà più elevato, inoltre, la loro morte sul campo di battaglia rischierà di essere permanente, con ovvie conseguenze per lo sviluppo del racconto. Per quanto riguarda la struttura ludica, il GDR di Obsidian non è un unico grande open world, ma è diviso in diverse macro aree. Nella versione definitiva, infatti, troveremo ad attenderci altri pianeti dalle dimensioni variabili, tutti liberamente esplorabili soltanto a piedi. Muovendoci nelle terre selvagge, è facile imbattersi in una fauna fortemente ostile, composta da molte specie di animali alieni. Data la pericolosità dell'ambiente, gli unici esseri umani che pattugliano le paludi e le foreste sono mercenari o soldati delle corporazioni avversarie, sempre pronte ad ingaggiare un conflitto. In poche parole, le sole aree sicure saranno quelle ben protette tra le mura di un insediamento cittadino, dove troveremo luoghi di ristoro, armerie ed edifici nei quali rifucillarci, popolati ovviamente da personaggi pronti a fornirci qualche incarico opzionale. Quando ci avventureremo tra le lande di The Outer Worlds, dovremo dunque prepararci a vendercare alla pelle. Il primo istinto è quello di imbracciare le armi e massacrare tutto ciò che si muove. Ovviamente l'opera di Obsidian non fa dello shooting la sua componente primaria e le sparatorie risultano alquanto obsolete, scarsamente precise nelle hitbox e nei feedback dei colpi. Il medesimo discorso si applica alle battaglie corpo a corpo, un po' indebolite da collisioni di vecchia generazione. Il sistema di combattimento di The Outer Worlds non è insufficiente né fastidioso o invalidante, eppure meriterebbe un lavoro di rifinitura abbastanza marcato per diventare più appagante. Fortuna che il titolo propone un arsenale che, già dopo le prime ore di gioco, ci è sembrato decisamente vasto, composto da armi più tradizionali come fucili, pistole o lanciafiamme, e da strumenti più particolari, tra cui un coltello dalla punta tossica o un potentissimo martello elettrico. Le bocche da fuoco e le lame potranno essere recuperate sia esplorando l'ambiente, sia raccogliendole dai cadaveri dei nemici, dai quali otterremo anche preziose risorse e medikit. In appositi banchi da lavoro ci verrà concessa la possibilità di modificare le armi attraverso un meccanismo di evoluzione che ci è parso tanto semplice quanto funzionale. Nel corso delle missioni, in aggiunta, potremo trovare soluzioni alternative per completare un incarico, agendo in stealth oppure usando solo la dialettica senza sprecare nemmeno un colpo.
Durante le sparatorie, per riuscire a domare il rinculo molto accentuato di alcune armi, sarà utile ricorrere all'abilità di rallentare il tempo, definita mal di criostasi, grazie alla quale prendere la mira con maggior precisione. A livello di difficoltà normale, ossia il secondo tra i quattro disponibili, l'intelligenza artificiale degli avversari non ci ha impensierito particolarmente, complice anche l'aiuto dei due compagni al nostro fianco, ai quali potremo imporre alcuni ordini d'attacco tramite la pressione delle croci direzionali. Obsidian ha poi strutturato un sistema di progressione che si concentra su parametri come i colpi corpo a corpo, quelli da distanza, la difesa, i dialoghi, lo stealth e le abilità tecnologiche. Dopo ogni level up otterremo prevedibilmente dei punti esperienza da spendere nei macro gruppi di talenti, ai quali si affiancano anche dei perk suddivisi in vari tier, in grado di garantire dei potenziamenti aggiuntivi. Oltre che alla sicurezza del nostro avatar, del quale dovremo curare a dovere l'equipaggiamento, ci toccherà prestare attenzione anche alla crescita dei compagni di squadra, armandoli con strumenti e protezioni sempre migliori. Infine, la narrazione di The Outer Worlds ha bisogno di essere sorretta da un art design ad altezza delle ambizioni di Obsidian. I panorami extraterrestri del titolo sono caratterizzati da scelte stilistiche di un certo pregio, tra enormi corpi celesti che troneggiano in cielo e colori vivaci che ricoprono le paludi. Meglio non aspettarsi invece grossi miracoli sul piano tecnico. The Outer Worlds non brilla per quanto concerne la resa grafica a causa di modelli poligonali, animazioni e texture non proprio all'avanguardia. Ma se i restanti pianeti manterranno lo stesso grado di ispirazione sperimentato in queste prime fasi di gioco, saremo ben disposti a chiudere un occhio di fronte alle incertezze visive. Sotto la superficie di un GDR di stampo classico, erede dalla formula ludica di Fallout, The Outer Worlds nasconde un'anima ironica e divertente. Una sceneggiatura ricca e tagliente si muove di pari passo con un'ambientazione che promette una buona dose di varietà, supportata da una direzione artistica indubbiamente ispirata. Le sessioni più action ci sono parse meno entusiasmanti, ma la molteplicità d'approcci ha tutte le carte in regola per bilanciare le mancanze dello shooting e del combattimento. In sostanza, anche al netto di alcune debolezze ludiche, questo primo contatto pad alla mano con The Outer Worlds ha saputo convincerci quanto basta per aspettare con curiosità l'uscita della versione finale, prevista il prossimo 25 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.